Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa. È una borsa semplice ma di grande effetto. Tutti i materiali sono da Miranda Sol, troverete il link sotto i video per poter acquistare i kit per realizzare questa borsa. Vi invito a iscrivervi al mio canale per altri video. Adesso passiamo al tutorial. Prendiamo il filo e prendiamo l'uncinetto numero 3 e abbiamo 36 catenelle. Abbiamo le nostre 36 catenelle. Prima riga andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della riga. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Seconda riga, andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile. Io non faccio 3 catenelle per una maglia alta che sostituisce una maglia alta, vado a lavorare una maglia alta in questo punto. E continuiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Terza riga, andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto che corrisponde a questo. Carichiamo il filo, andiamo a lavorare 3 maglie alte in rilievo su questo punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia alta. Carichiamo il filo, saltiamo un punto, nel successivo andiamo a lavorare 3 maglie alte in rilievo. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia alta. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo 3 maglie alte in rilievo. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della terza riga, dobbiamo andare a lavorare una maglia alta qui per completare la riga, così avremo uguale una maglia alta qui, 3 maglie alte lavorate in rilievo. Alla fine concluderemo con 3 maglie alte in rilievo e una maglia alta. Una catenella e giriamo il lavoro. Quarta riga, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Quinta riga, andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia alta. Saltiamo un punto, nel successivo andiamo a lavorare 3 maglie alte in rilievo in questa maglia alta precedente. Saltiamo un punto, andiamo a lavorare una maglia alta. Saltiamo un punto, andiamo a lavorare 3 maglie alte in rilievo sotto in questa maglia alta precedente.
sottostante. Di nuovo saltiamo un punto e andiamo a lavorare una maglia alta, saltiamo un punto, lavoriamo 3 maglie alte in rilievo. Continuiamo a ripetere questo fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Sesta riga, dobbiamo andare a ripetere una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a ripetere da terza riga fino a sesta riga, ripetendo questi punti, alternando come abbiamo fatto in questa lavorazione, fino ad avere 39 centimetri di altezza. Ho terminato di lavorare l'ultima riga con la maglia bassa. Adesso vediamo che abbiamo 14 di questa goccia qui, questo motivo qui, e il pannello misura 39 centimetri. Prendiamo l'uncinetto e andiamo a rifinire il bordo. Non dobbiamo tagliare il filo qui, dobbiamo continuare a lavorare però da parte di dietro una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi abbiamo fatto la catenella, entriamo qui nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, entriamo qui una maglia bassa, entriamo qui una maglia bassa, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo angolo. Ad ogni angolo dobbiamo aumentare facendo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, quindi dobbiamo farla nei 4 angoli. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa intorno, ricordando di lavorare gli angoli come vi avevo detto, fino ad arrivare a questo punto qui. Ecco, arrivando all'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere in ogni angolo. Quindi continuiamo così fino alla fine, fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare il perimetro, tagliamo il filo. E chiudiamo facendo assola di chiusura. Qui, entriamo qui, e chiudiamo, lo fissiamo bene qui dietro. Adesso tagliamo la rete e andiamo a lavorare di nuovo il perimetro, però questa volta andremo a lavorarla assieme con la rete. Ho tagliato la rete seguendo la misura del pannello. Adesso con le mollette o le pinze, come lo volete chiamare, andiamo a tenerlo ferma così. Per lavorare il perimetro con la rete utilizzo l'uncinetto 1,5 perché passa meglio dai buchi. Quindi inseriamo l'uncinetto prendendo sia il lavoro e la rete, prendiamo il filo e andiamo a lavorare il perimetro
lavorando una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa qui, e continuiamo a lavorare una maglia bassa prendendo sia la rete e il lavoro in ogni punto disponibile. Arrivando all'angolo dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima: una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e poi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi dobbiamo andare a fare questo fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro facendo l'asola di chiusura. E così il nostro pannello è pronto. Dobbiamo andare a tagliare la fodera per foderare la nostra borsa. Ecco, questa è la fodera che vi arriverà con il kit da Miranda Sol. Prendiamo la fodera, apriamo, o potete fare anche doppia per non fare sentire tanto la rete. Che cosa dovete andare a fare? Per chi sa cucire può anche rifinire il bordo con la macchina da cucire, aggiungendo anche la tasca interna. Dovete andare a ripiegare, così stirare bene la fodera, prendere la fodera in questo modo, ripiegare così all'interno dopo aver stirato, ripiegare da questo lato. Ok, ho tagliato già la mia stoffa, l'ho passata a macchina, ho messo qui una tasca, vado a cucire i due laterali e la parte della patella che sarebbe qui, che sarebbe qui. Andrò a cucire così tre lati adesso, 1 2 3. Lascerò questo lato aperto, quindi prendiamo il filo e l'ago e andiamo a cucire. Quindi continuate così fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di cucire la fodera, adesso prendiamo il metro, andiamo a misurare dalla patella fino a qui, misuriamo 12 centimetri e mettiamo un marcapunto. E la stessa cosa faremo dall'altro lato, perché andremo a piegare la nostra borsa in questo modo. E poi fissarlo assieme così. La stessa cosa faremo da questo lato. Con l'ago da lana e il filo andiamo a cucire lungo così, da qui fino a qui. La stessa cosa faremo anche da qui fino a lì. Inseriamo il filo.
La prima la passiamo due volte. E andiamo a cucire il lungo. Quindi continuate a cucire fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di cucire questo lato, vedete com'è. Adesso la stessa cosa andremo a fare da questo lato. Ho terminato di cucire tutti e due i lati, adesso andiamo a montare la chiusura per la nostra borsa. Questa è la chiusura che andremo a utilizzare, lo riceverete anche nel kit che comprerete da Miranda Sol. Togliamo questo e andiamo a misurare la patella per prendere il centro. Mettiamo i marcapunto. Anche per facilitare potete contare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e la quinta è quello centrale, la quinta goccia. Quindi prendiamo questo e andiamo a posizionarlo qui al centro. Girate la borsa, andate a inserire i viti con la giravite, andate a montarlo bene per poter fissare la chiusura alla borsa. Mettete qualcosa di sotto per non graffiare la chiusura. Prendiamo l'altro e andiamo a inserire così. Poi giriamo per trovare la posizione giusta. Allora ho preso già la posizione, ho inserito già questo. Con questo andiamo a bloccare questo all'interno. Cercate di schiacciare le alette verso l'interno per tenere ferma. Ok. Dopo aver montato questo, andate a cucire l'apertura che abbiamo lasciato qui. Ecco, la nostra borsa è pronta. Vedete di dietro. Il laterale, l'unica cosa che manca è andare a attaccare la catena qui. Ho scelto questo, potete anche usare quello un po' più piccolo, basta fare passare qui e fare passare l'altro da questo lato. Quindi spero che il video vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!